tutti noi ci ricordiamo probabilmente in maniera differente, come l'anno scorso, 17 di novembre, di settembre, abbiamo appreso la notizia di un altro sacrificio di italiani impegnati in missioni di pace all'estero per conto della Repubblica. Quest'anno, purtroppo, quell'anniversario già di per sé triste è stato ancora una volta funestato dalla perdita di un altro nostro soldato, Alessandro Romani, al quale ovviamente rivolgo un pensiero affettuoso. Purtroppo da un avvenimento, da una ricorrenza luttuosa pesantissima, ancora una volta i nostri, si dice ragazzi, sono uomini, al di là dell'età, le nostre donne in divisa servono il paese. Lo ripeto perché ci tengo molto a questo, sul mandato del Parlamento della Repubblica, per tentare, sperando di riuscire, ma la storia poi darà torti o ragioni, che non è delle nostre possibilità anticiparla, la storia saprà dire se il tentativo di pacificare, di rendere più sicuro, di garantire i diritti delle donne e dei più deboli, di introdurre in alcune parti del mondo particolarmente disperate, che questa è la frase giusta, di introdurre speranza. Per far questo le nazioni moderne usano tanti sistemi, la diplomazia, le relazioni internazionali, le organizzazioni non governative, il volontariato che si occupa di queste, il servizio alle popolazioni in difficoltà, soprattutto a chi patisce ed è vittima della guerra senza nessuna distinzione, e poi anche utilizzando i propri cittadini che servono il paese con la divisa. Massimiliano Randino era uno di questi e noi l'abbiamo voluto, lo vogliamo ricordare anche in questo nostro luogo di culto, di memoria, essendo egli sepolto nelle sue terre d'origine, mentre sua moglie invece ha deciso di rimanere qui fra noi. E parlando a caldo anche un anno fa, abbiamo convenuto insieme che era giusto ricavare dentro la nostra città, in questo caso nel cimitero maggiore, un punto che avesse due scopi: lo scopo del ricordo degli affetti privati, che Pasqualina, la sua famiglia, gli amici, i parenti di Massimiliano gestiranno come riterranno più opportuno, secondo i loro sentimenti, che non possono essere né descritti né raccontati dagli altri, ma anche come un senso civile di una comunità che ha, con questo piccolo gesto, noi sappiamo che queste sono cose marginali nella vita delle persone, marginali nella tragicità degli eventi, e marginali nei lutti familiari, però che anche la comunità, dove seppur da poco tempo aveva deciso di risiedere e costruire la propria famiglia, continuando a fare quel lavoro prezioso e pericoloso, gli è in qualche modo riconoscente con una memoria di lunga durata. Era appunto il 17 di settembre 2009. Fummo raggiunti, come tutto il nostro paese, raggelati dalla notizia della morte di 6 militari italiani. Fu una serata concitata perché, come vi potete immaginare, come si immaginano i rappresentanti delle forze armate, che conoscono bene quali sono i protocolli, in questo caso non era il comune, e non era il comune di Sesto Fiorentino, il luogo dove arrivavano, affluivano le notizie di prima mano. Quindi agenzie di stampa, la ricerca, tramite il Ministero della Difesa, che ci fornì la notizia che una delle vittime, appunto Massimiliano Randino, era residente oramai da qualche anno nella nostra città e dunque era un nostro concittadino. Immediatamente, con il pieno accordo della Giunta, ritenemmo doveroso manifestare ufficialmente il cordoglio e la vicinanza dell'amministrazione e dell'intera comunità di Sesto alla famiglia, colpita con violenza negli affetti più cari, e dalle forze armate,
impegnata in Afghanistan, un'operazione internazionale volta a contrastare il terrorismo e a garantire pace e solidarietà. Per questo provvedemmo a indire il lutto cittadino fino all'esequie di Massimiliano, dando corso a una procedura eccezionale, perché fortunatamente la nostra città non era abituata, spero non debba succedere mai più dover ricorrere a queste procedure, esponendo le bandiere della Repubblica e dell'Unione Europea a mezz'asta, fino alla data dell'esequio in segno di lutto e dichiarando il lutto cittadino. Riteniamo doveroso nel nostro comune, ufficialmente con la nostra rappresentanza civica, vi partecipò la nostra vice sindaco, fosse presente ai funerali di Stato della Basilica di San Paolo fuori le mura, a Roma il 21 settembre, e da quelli che si tennero il giorno successivo, a quale partecipò il sindaco, nella città dei familiari di Massimiliano a Nocera Superiore. In concomitanza con i funerali, pur non raggiunti da alcuna comunicazione ufficiale, decidemmo di osservare un minuto di silenzio e aprì la seduta del Consiglio Comunale del 29 settembre ricordando il sacrificio di Massimiliano. I funerali che si sono tenuti a Nocera ho avuto occasione di rappresentare ai genitori di Massimiliano, incontrati per la prima volta, in quella drammatica circostanza, i sensi profondi del lutto a cui erano associati la comunità di Quinto, la città e il comune di Sesto Fiorentino. Allora, io innanzitutto volevo ringraziare tutte le autorità presenti, civili e militari, ed in particolare il sindaco e i suoi più stretti collaboratori, quali rappresentanti del comune di Sesto, che hanno proprio permesso la realizzazione di questa lapide in memoria di mio marito Massimiliano. È incoraggiante a distanza di un anno vedere la partecipazione di voi tutti a questa cerimonia, che serve a mantenere proprio vivo il ricordo di una persona che ha donato la vita per la patria. Un pensiero anche da parte mia va anche agli altri caduti di Kabul, a Roberto, a Gian Domenico, a Matteo, a Davide e ad Antonio, che hanno lasciato un vuoto incolmabile nelle persone che gli hanno voluto bene. Non mi voglio dilungare perché la commozione non abbia il sopravvento, ma credo sia doveroso ringraziare quanti in quest'anno particolarmente difficile e profondamente addolorato mi hanno accolta e fatta sentire a casa in questa città dove non ho familiari. In tanti mi sono stati accanto, il 183° Reggimento Nembo che mi ha sostenuto, i miei vicini, i miei colleghi e i colleghi di Massimiliano, gli amici, i miei alunni, la comunità parrocchiale di Quinto, ma anche tutta la cittadinanza che, come vedete, è in buona parte qui presente. Grazie a tutti.